Quindi ci ho premesso, grazie a Gianni, ad Enzo che è stato qui con noi, Radio Perbacco puntata 67, solo soletto oggi. Nel frattempo stavo organizzando anche il secondo ospite, abbiamo sistemato qualche intoppo di rete, visto che abbiamo parlato di champagne è opportuno adesso andare a parlare con qualcuno che nell'evento specifico non sarà dedicato prettamente allo champagne, ma magari potrei anche sbagliare, ma sicuramente ci sarà la possibilità di bere tantissimi vini, come dire, in modo un pochino più critico, dei vini naturali, dove in questa manifestazione la fanno da padrone. Radio Perbacco puntata 67, torniamo prepotentemente in onda, prepotentemente perché il nostro ospite, ovviamente a ridosso dell'apertura della manifestazione che stiamo per raccontare, è decisamente impegnato. Sapete che di solito quando si fa questo tipo di eventi, non, per quanto lo si sappia un anno prima, si va sempre un po' lunghi con l'organizzazione, di conseguenza le ore precedenti all'inaugurazione sono sempre quelle più frenetiche. Quindi, per evitare di perdere ulteriormente tempo, vi presento con soddisfazione la nuova edizione della manifestazione Enotica, e ne parliamo con Mario direttamente dal Forte Prenestino. Buonasera Mario. Buonasera ragazzi e ben trovati. Dal Forte Prenestino, che ovviamente è il luogo nel quale avremo il piacere di poter assaggiare diversi vini, Mario. Esattamente, il Forte Prenestino non solo è il luogo dove fisicamente si svolge il festival, ma anche l'entità etica che lo porta avanti dal momento della sua creazione, e anche da prima, come insomma chi ci segue da anni lo saprà, Enotica in realtà è figlia di un'esperienza che parte da prima del 2004 e che precedentemente si chiamava Critical Wine, collegato al percorso di Terra e Libertà, inventato, mi permetto questo termine, dalla buonanima dell'anarco enologo Luigi Veronelli. Abbiamo decisamente presente, lo conosciamo tutti, quindi grazie per la citazione. Come nasce, come diventa Enotica, qual è stato il passaggio da Critical Wine a Enotica? È stato un passaggio biologico, per fare una battuta, e nel crescere dell'evento e nel crearsi all'interno dell'occupazione Forte Prenestino di un laboratorio dedicato appunto all'enoteca per questo genere di esperienza, si è deciso di ampliare il percorso dandogli appunto questo nome che adesso giunge alla sua nona edizione. Complimenti, 9 edizioni, direi che un bel traguardo, perché di solito quando le cose funzionano, si fanno funzionare, sono destinate a rimanere. Per arrivare a 9 edizioni direi che ve la cavate egregiamente, vi faccio i complimenti, perché di solito succede, mi ricordo un'altra manifestazione in Umbria,
pur organizzata in un certo modo, purtroppo non è andata avanti, e quindi complimenti e vi auguro ovviamente di arrivare intanto alla 19ª edizione, e poi ci aggiorniamo e facciamo gli auguri passo passo. Senti, bene, grazie. Ci mancherebbe, grazie a voi che lo organizzate, anzi. Quest'anno come potremo, cosa e come potremo assaggiare i vini che troviamo? Allora, il percorso, come gli altri anni, si svolge nei sotterranei del Forte Prenestino, che è la parte più suggestiva del centro sociale. Tutte le celle sotterranee sono allestite dai vignaioli. All'interno di ogni cella sono presenti due differenti vignaioli provenienti da ogni angolo dello stivale, pronti con i loro prodotti a far assaggiare agli avventori i loro vini. Senti, quanti saranno quest'anno? Sono più di 50. Quindi 50 vini, diciamo, per una media di 3-4 vino, di 3-4 vini a produttore, ci sarà da divertirsi. Sì, assolutamente. Poi non solo, oltre che i vignaioli, come negli ultimi anni sono presenti anche alcuni birrifici, circa 5 o 6 birrifici che propongono le loro autoproduzioni, ed oltre a loro, per quanto riguarda il lato gastronomico, sono presenti una decina di cucine. Anche queste cucine vengono dai quattro angoli dello stivale e propongono un cibo che rispetta l'ambiente, un cibo biologico che è di stagione e che è a chilometro zero. Molto interessante. Perdonami, 5 cucine saranno presenti in contemporanea? No, di più, ho detto una quindicina, scusami, sono ben di più, sì, perché nelle due diverse piazze d'armi esterne del Forte Prenestino si trovano appunto gli spazi per poter dare agio a tutte queste esperienze. Porca paletta, complimenti, 15 cucine, e poi immagino che faranno cose diversificate, quindi sarà anche un viaggio non solo enologico ma anche gastronomico. Assolutamente, anche perché poi bere a stomaco vuoto non è il top. No, anzi, sconsigliamo assolutamente di bere e da soli e a stomaco vuoto, quindi bisogna bere in compagnia, mangiando. Esatto. Senti, come funziona l'ingresso all'evento? C'è una quota fissa, ci sono dei gettoni, sì. Alcune volte... No, il funzionamento è lo stesso degli altri anni. Per accedere è prevista una sottoscrizione volontaria minima di 5 euro, attraverso la quale si entra nel centro sociale occupato e si può accedere appunto alle celle, conseguentemente agli assaggi. Per accedere alle celle ci sono, e nei sotterranei ci sono, due punti di accesso che sono appunto regolamentati nel flusso dagli occupanti del Forte Prenestino, per evitare che si creino calche e situazioni del genere. Certo. E al momento dell'accesso alle celle si acquista il bicchiere viene 2 euro il minimo, e queste sono, diciamo, le uniche spese fisse che si ha entrando. Non esiste politica del gettone, non esiste politica del biglietto, in quanto il centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino è un'occupazione politica e tiene fermamente a questi capisaldi etici. Mi sembra assolutamente condivisibile, anche perché se così non fosse stato non avremmo avuto Enotica, quindi esatto. meglio far vivere un luogo anche non solo ovviamente attraverso il vino, piuttosto che no. Mario, grazie mille. Una curiosità mia invece, tra i vini che sono presenti, quali sono i tuoi preferiti? Se vuoi puoi anche le cantine, però come ti pare, o il vino o anche la cantina? La cantina, per quanto riguarda il rosso, Aldrighetti, l'amarone della Valpolicella, e per quanto riguarda i bianchi, Foffani. Che non conosco. Mi toccherà venire ad assaggiare. Te lo consiglio. Certo, verrò ad assaggiarlo allora. Immagino invece Aldrighetti, insomma, essendo uno dei nomi più forti che esistono all'interno del panorama, sia un nome ben conosciuto, insomma, l'Amarone. Beh sì, Amarone, sì, indubbiamente è un signor vino, è un re, chiamato il re, se non mai tanto io, per me sono un po' tutti re, quella fascia lì di vini. Mario. Sì, è presente proprio il signor Aldrighetti con la compagna ogni anno qui con noi, è una delle realtà che ci accompagna da più anni e, insomma, e ci teniamo.
Se non dico un'altra oggi sono in vena perché sono da solo, quindi posso sfogarmi che il mio socio non c'è non mi rimprovera. Dovrebbe esserci anche San Donatino. Esattamente. Che avremo più tardi in diretta su Radio Perbacco. Ah, benissimo. Così facciamo la dedica quasi esclusiva a Enotica. Se mi è permesso, vorrei ricordare gli orari del festival per tutti i vostri ascoltatori. Non ti è permesso, è dimenticanza mia, sei obbligato, vai. Benissimo, allora, il Forte Prenestino venerdì 15 marzo apre alle 17 e le celle per il percorso aprono alle 17. Invece sabato 16 marzo il forte apre alle 15 e le celle aprono alle 15, domenica 17 marzo da mezzogiorno. Dale 12. Ovviamente quale orario sconsiglieresti, dovendo sconsigliare un orario? Io, se dovessi sconsigliare un orario, sconsiglierei di arrivare a ridosso dell'orario di chiusura delle degustazioni, perché appunto si crea un po' di calca. Noi del Forte Prenestino, al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità dell'iniziativa in caso di grande affluenza, regolamentiamo l'accesso alle celle, quindi diciamo il problema della calca non viene a crearsi, però arrivando, non dicendo orari nello specifico, arrivando il venerdì 15 marzo le celle chiudono alle 22, l'accesso è garantito fino alle 21, ecco, se certo. Presentandosi alle 20 magari è difficile riuscire a godere appieno della totalità del percorso, anche perché è un percorso molto lungo. Noi consigliamo di arrivare nel pomeriggio, dal primo pomeriggio. Sono completamente d'accordo con te, anche come dici giustamente, poi arrivare a ridosso della chiusura e non si avrebbe neanche tempo di godere appieno di tutta l'offerta che c'è. Esatto, esattamente. Mario, ti ringraziamo molto, grazie per Enotica, grazie per questa splendida manifestazione, che dirti, ci vediamo sabato, per quanto mi riguarda ci vediamo sabato, in realtà Enotica inizia da domani 14 marzo. Inizia da dopodomani, da venerdì 15 marzo. Oh, scusami, domani è giovedì, abbi pazienza, da venerdì 15 marzo, certamente. Grazie a voi, ci mancherebbe, un fortissimo abbraccio. Grazie ancora, da Enotica era Mario del Forte Prenestino. Problems, problems, problems. I wish my